Obiezione, vostro onore. Questo è il titolo, possiamo dire, dell'edizione 2017 di una delle manifestazioni relative alla gialla e non soltanto, più importante di Ravenna, ma che oramai ha risalto nazionale ed internazionale, della quale andiamo a parlare in questa giornata insieme ai miei ospiti, che vado subito a presentarvi. Ovviamente la manifestazione di cui stiamo parlando, lo vedete in rilievo appunto nel nostro video, è Giallo Luna, Nero Notte. Vado allora subito a presentarvi il direttore artistico della manifestazione, Nevio Galeazzi, al quale do il Salve. benvenuto, mentre dalla parte opposta troviamo la nostra presenza femminile, Vania Rivalta, che è editrice e Salve. anche collaboratrice appunto di questa bella manifestazione. Entriamo allora subito nel dettaglio, perché tanta parte del nostro pubblico sicuramente conoscerà, avrà visitato, avrà partecipato a questa manifestazione, ma alcuni probabilmente non sanno. Innanzitutto queste due parole unite, Giallo Luna, Nero Notte, cosa stanno ad indicare? Suonavano bene, nel senso che il nostro grafico sapeva i territori nei quali volevamo muoverci, che erano appunto la letteratura di genere, in particolare quelli che definiscono quei colori, cioè il giallo e il nero. Però a quel punto bisognava fare in modo che la cosa fosse un po' complicata, ma che suonasse. E allora giallo come la luna, nero come la notte, ci ha consigliato che poteva prendere piede e funzionare. Il problema è che è complicato da dire, allora normalmente si riassume solo con uno dei due punti di riferimento, in genere si parla di giallo luna e basta. L'idea era quella, non solo di parlare di giallo e di thriller, era di parlare di tutta la letteratura popolare in realtà. Quindi dal giallo al thriller, ma anche l'horror, anche la fantascienza, anche perché no, l'erotico, il rosa. Fin qui abbiamo seguito alcuni filoni, non tutti. E in 15 anni pensavamo di non riuscire a farcela, invece sta andando, ecco. Molto bene, e diceva appunto 15 anni, 15 anni fa com'è nata questa idea? Così all'improvviso si pensa alla letteratura e si pensa di creare una manifestazione interamente dedicata a questa letteratura gialla e nera, possiamo dire. Ma in realtà un po' sì così e un po' no, nel senso che erano molti anni che si stava lavorando attorno alla valorizzazione di questa parte di scrittura. Avevano iniziato, direi 6-7 anni prima, Eraldo Baldini e Carlo Lucarelli con la rassegna Tessere e Trame, che vedeva anche la collaborazione di un'associazione culturale di Faenza. Poi si era andati avanti anche con l'Aduna dei Libri. Avevo avuto la fortuna di collaborare a entrambe le iniziative e a questo punto, proprio perché c'era una sottovalutazione della quantità di lettori e soprattutto del valore che avevano questi romanzi, abbiamo pensato di provare a fare una cosa autonoma. Alla fine ne avevamo discusso a lungo e fu proprio l'amministrazione provinciale di Ravenna a darci l'incarico di costruire un evento di questo genere, che all'inizio era 10 giorni con un programma densissimo e molto faticoso da gestire, ma molto divertente anche per il pubblico. Abbiamo visto che funzionava e abbiamo cercato di portarlo avanti anche quando poi gli enti locali sono ristrutturati, i bilanci sono ristretti e la provincia stessa è scomparsa, o quasi, come abbiamo Sì, visto. esatto. Questo è il senso. Anche perché secondo noi c'è stato un grandissimo fraintendimento su questo tipo di scrittura. Ci sono anche i gialli noiosi, c'è anche la fantascienza noiosa, c'è anche tutta la letteratura popolare noiosa. Bisogna andare a cercare le opere buone, questo è il senso. Passiamo invece a Vania e vogliamo sapere come tu ti sei avvicinata invece a questa manifestazione. Abbiamo detto editrice e collaboratrice. Editrice, raccontaci un attimo un po' la tua attività e appunto come sei arrivata a questa collaborazione. Allora, magari rispondo prima alla seconda domanda perché poi le cose sono collegate. Conosco Nevio professionalmente perché prima di essere editrice sono stata e mi ritengo ancora in qualche caso giornalista, quindi lo conosco professionalmente e lo stimo da ormai 15 anni. Quindi. Gli stessi anni della manifestazione, Sì, pratica, esatto. insomma, La quindi. collaborazione con Giallo Luna in realtà è arrivata molti anni più tardi, però da poco, insomma, da un piccolo contributo
si è evoluta, così come è cresciuto poi l'amicizia, il rapporto personale. Quindi la passione per il giallo, la passione per il noir, la passione per la fantascienza, la letteratura in generale e quella di genere in particolare, a cui si aggiunge anche quella per i fumetti, che sono comunque un filone fondamentale degli ultimi anni di Giallo Luna, mi ha portato poi con altri due soci, perché sono editrice, la casa editrice si chiama Clown Bianco Edizioni ed è di Ravenna, però siamo in tre, è stata fondata da me e da altre due persone, che si occupa soprattutto di giallo, di noir, di thriller e di fantascienza, quindi diciamo le due cose sono strettamente collegate, la passione per il filone del letterario di genere con quello della casa editrice. Ci è venuta questa idea e siamo partiti un anno e mezzo fa, quindi siamo giovanissimi. E noi ci stiamo divertendo, perché ovviamente siamo a favore di questa imprenditoria del territorio e soprattutto dell'editoria anche del territorio. Ma torneremo ad approfondire questo argomento, tornerei a Nevio per entrare nel dettaglio di questa edizione di Giallo Luna Nero Notte. Abbiamo detto in apertura: obiezione vostro onore. Perché la scelta appunto di questo? Perché vediamo insomma che c'è un chiaro riferimento. Raccontaci quale. Sì, allora, avevamo già parlato di giudici e avvocati nella letteratura poliziesca molti anni fa. Però in 15 anni di lavoro è chiaro che qualche tema ritorna. La coincidenza felice è stata che il 2017 sono i 100 anni dalla nascita di un grandissimo attore che era Raymond Burr, che è stato il viso televisivo per eccellenza dell'avvocato del diavolo di Perry Mason. Perry Mason è uno degli avvocati letterari in assoluto più famosi, anche se non quello più reale, anzi è assolutamente irreale e immaginario per come risolve assolutamente sempre tutti i casi. Allora, dal momento che questo attore è sempre stato anche lui ritenuto solamente di serie B, solo per i telefilm, e invece è un grande attore, è stato un grande attore, ci è parso giusto rendergli omaggio portando avvocati che scrivono anche romanzi, non necessariamente gialli, al nostro festival. Quindi saranno degli incontri interessanti, soprattutto l'ultimo sabato della rassegna, che è il 4 di novembre, con Lorenzo Maroni, finalista del premio bancario di quest'anno, Nicola D'Agostino, che è un grande avvocato di Bari ma che scrive romanzi gialli interessanti ed è un civilista, per cui è abbastanza strano, un penalista e un civilista. Maroni non fa più l'avvocato, ma scrive solamente perché ha avuto un successo non indifferente, da un suo romanzo è entrato anche un film, per cui con le royalties sta lavorando molto bene, e potremmo fare questo ragionamento su come erano i primi avvocati letterari. Tutti ricordano i romanzi di Grisham, immagino, per cui e ancora Steve Martini, insomma i grandi avvocati, i grandi legal thriller, come li chiamano gli statunitensi. Con la realtà, quindi vediamo come la letteratura presenta avvocati e giudici e come invece la realtà guarda alla letteratura. Secondo me ci divertiamo, ecco. Continuando nella nostra abitudine di lavorare sempre di più per gli studenti e per i giovani, la mattinata del sabato avremo un incontro per gli studenti universitari con anche docenti di giurisprudenza dell'Università di Bologna, per cui facciamo una cosa che abbia anche, speriamo, una valenza didattica. Nevio ci stava raccontando un po' le tante cose presenti in questo festival, un po' come si suole dire ultimamente, questa contaminazione tra le varie arti, e possiamo dire, Vania, che realmente in questo evento approfondite questa contaminazione, tanti eventi all'interno di una sola manifestazione. Assolutamente, Giallo Luna, credo che il punto di forza di Giallo Luna sia proprio quello di riuscire a mettere insieme non solo la letteratura ovviamente e il fumetto, che comunque fanno parte di uno stesso ambito, ma ci sarà una serata dedicata alla musica, c'è sempre stata da parte nostra anche grande attenzione a quello che è il cinema, a quello che è la TV, non solo in termini di scrittura ma anche proprio come proiezioni, quindi sì, assolutamente dicevi bene Romina, il Giallo Luna riesce a contaminare ogni tipo di genere, sì. Tra l'altro le mostre di fumetto credo siano
una specifica del festival, se non sbaglio. Ci diceva Vania, fumetto, sappiamo essere protagonista anche la musica con un concerto, insomma tanti eventi. La musica ad esempio dove, cosa? Ma la musica, abbiamo sempre una serata dedicata, che dedichiamo ai nostri ospiti più importanti e soprattutto dedichiamo agli autori di inediti. Abbiamo questa preziosa collaborazione con Gianluca Mondadori e riceviamo, perché è un concorso in realtà, centinaia di racconti durante l'anno che valutiamo, una giuria seleziona il migliore e il miglior racconto che ci è stato inviato durante l'anno viene poi pubblicato su Gianluca Mondadori, quindi il rapporto è molto interessante. I finalisti vengono all'evento della premiazione, naturalmente senza sapere chi è il primo, perché altrimenti dov'è la suspense, e in quell'occasione proponiamo musica. Quest'anno abbiamo una coppia che ha lo stesso cognome ma non sono parenti, che sono Marco Rosetti e Laura Rosetti, e hanno selezionato un programma di musica solo femminile, con testi solo di artiste, cantanti, con un'attenzione particolare alle cantanti che hanno avuto anche esperienze di carcere e poi sono diventate molto famose, oppure l'una e l'altra, che può essere nel nostro ambito, direi, divertente, interessante. Ma la musica c'è stata sempre, come dicevamo, anche i fumetti come parallelo. Prima o poi faremo anche una cosa con fumetti e musica. Abbiamo fatto un'esperienza qualche anno fa a Russi con la musica ispirata ai romanzi di Raymond Chandler. Ed era il Crossroad Jazz che collaborava, col quale abbiamo collaborato per fare questo evento insieme. Quindi sì, la contaminazione, come diceva Vania, è la nostra cifra più antica, più l'originale. Noi facevamo anche teatro per ragazzi, burattini, teatro normale, per cui speriamo di riuscire a riproporre le stesse cose anche in futuro. E poi vedo adesso che stavate già guardandovi con questa complicità, quindi già progetti magari in corso che nascono in evoluzione appunto durante le varie fasi di questa manifestazione. Vania, accennava Nevio alla presenza delle donne, invece una curiosità appunto per quanto riguarda la scrittura giallo noir, la presenza femminile è altrettanto, perché prima ci parlava di avvocati che sì. Si vede con questo, è una presenza che si fa sentire oppure marginale? Adesso direi che è preponderante, però è una tendenza degli ultimi decenni, perché sì, magari se si pensa alla scrittrice del giallo, la prima persona, il primo volto che ci appare è quello di Agatha Christie e magari della sua protagonista Miss Marple, ma le donne scrittrici di giallo e le protagoniste femminili nei gialli o nei thriller o nei noir sono una cosa tutto sommato piuttosto recente. Il boom c'è dagli anni 80, poi è una cosa che è andata increscendo soprattutto per quanto riguarda le scrittrici negli ultimi anni, se pensiamo anche ai gialli, ai thriller nordici, moltissimi sono stati scritti da donne. Una delle scrittrici più quotate del giallo nordico, tra l'altro, è stata ospite di Giallo Luna qualche anno fa, Åsa Larsson, vero Nevio? Sì, 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 sì. Esatto, quindi sì, è tutta una tendenza, le donne stanno riconquistando, in Italia ce ne sono tantissime. Adesso io penso a una scrittrice che ammiro moltissimo, che è Paola Barbato, che tra l'altro è anche sceneggiatrice di Dylan Dog ed è stata nostra ospite l'anno scorso e anche in precedenza altre volte. Quindi possiamo dire comunque anche ospiti illustri a questa manifestazione, assolutamente sì, illustri. Abbiamo qualche fiore all'occhiello che ci vanta. Uno dice, ci si vanta, in realtà sono quelli che gli inglesi chiamano i credits, no? Per cui l'elenco degli ospiti, il curriculum, pensate che siamo riusciti a portare a Ravenna e per primi in Italia l'autore dei Sei giorni del Condor. Cioè James Grady è venuto a Ravenna a presentare i nuovi romanzi una decina di anni fa e non era mai venuto a presentare un romanzo in Italia, per cui è stato molto... Cioè, tuttora abbiamo le foto che fa scattate insieme a lui da tenere in studio. Certo. Sì, abbiamo un autore americano, scrittore di horror e studioso, nonché docente di teologia, Kim Paffenroth, che è noto probabilmente a una nicchia di pubblico che ama l'horror.
Però ha scritto un romanzo assolutamente originale in cui colloca la figura di Dante e la dipinge come un cacciatore di zombie, quindi i dannati dell'inferno sarebbero in realtà poi zombie, nell'est Europa, quindi un'avventura assolutamente visionaria. È venuto a Ravenna la prima volta per Giallo Luna, nonostante lui sia un appassionato studioso di Dante, e ci è tornato di recente e avrebbe piacere sicuramente di essere ancora nostro ospite, quindi si instaurano anche questi legami nel molto tempo, sì, duraturi nel tempo e interessanti. Certo. Diceva questa forma così un po' zombie per Dante, Ravenna quanto è una città legata al giallo, al noir? C'è qualcosa all'interno di questa città? Ci sono, sappiamo esserci alcune città che sono un po' questa, che hanno questa aura un pochino particolare. Ravenna lo è o si è avvicinata al giallo non avendolo comunque internamente? Ma una città che ha una piazza con palazzi costruiti dalla famiglia Rasponi, che è stata una delle più famiglie più sanguinarie del 5-600, come si fa a dire che non c'è il noir, che non c'è... noi partiamo, come tutte le, in realtà come tutte le città del mondo, con un patrimonio di misteri straordinari che varrebbe la pena indagare, approfondire, studiare. La discriminante vera è che diventano gialli quando passano dalla storia alla letteratura, per dirla brutta, quando l'omicidio diventa un fatto estetico. E finché è storia, tutti hanno avuto re assassinati dai pretendenti, certo. Tutti abbiamo avuto da Francesca da Rimini fino ai Borgia, e se guardiamo la storia d'Italia è piena di questi eventi. Quando invece li trasportiamo sul libro, li facciamo diventare una cosa estetica, allora comincia a aver senso parlare di gialli. Quindi da questo punto di vista Ravenna ha anche poco valorizzato un patrimonio letterario. Uno dei primi noir italiani si chiama L'ombra del delitto, è del 1911 e l'ha scritto un autore di Sant'Alberto, che non è mai stato pubblicato in Italia, salvo 5 anni fa da noi come ristampa anastatica, perché era uscito solo in Svizzera, perché l'autore in quel periodo insegnava, pensate voi, matematica in Svizzera, e questo è uno dei primi noir, prima ancora di quelli famosi del dopoguerra, insomma, non giallo, è noir, perché si sa all'inizio subito tutto, si sa chi è l'assassino, si sa qual è il delitto, e l'uomo è in carcere che deve scontare la propria pena. È poco valorizzato in realtà questo patrimonio, ci sono anche pezzi, brani in dialetto romagnolo che parlano di delitti e di spaventi. Bisognerebbe lavorarci un po' attorno per ricostruire questa... Quindi sì, Ravenna ha una tradizione noir, che non vuol dire gli incontri con gli autori. In realtà quello è facile, eh? Organizzare gli incontri con gli autori non è così difficile. Okay. Bisogna avere un budget per soddisfare le richieste degli autori. E quello è sempre magari la nota. Il difficile è l'altro, cioè capire come proporre la gente e come avvicinare il lettore agli autori. Ed è questa la cosa più importante. Per questo noi darei da 5-6 anni... puntiamo molto sugli studenti e sulle scuole, perché i lettori sono lì che devono crescere, non quelli della nostra età che sanno già leggere oppure non leggeranno mai più, questo è il senso. Magna ci diceva l'incontro dei lettori e degli autori, tu come editrice come vedi questo settore? È difficile, probabilmente è, dico una banalità ovviamente, perché in un paese in cui si legge poco, come ci dicono le statistiche, a quanto pare l'incontro è difficile, però diciamo che come editrice, poi con una brevissima esperienza, quindi chiaramente con tutti i limiti del caso, ci sono lettori che sono veramente uno zoccolo duro, quelli che leggono e leggono tantissimo. Il problema forse va spostato sulla cosa leggono, perché ultimamente, da qualche anno c'è la tendenza a focalizzarsi su un genere, che può essere anche il noir, il giallo, il thriller, e in questo genere all'interno di uno stile. Per cui magari la cosa più faticosa è far capire che ci possono essere autori giovani che hanno coniugato diversi stili, oppure che hanno proposto un romanzo particolarmente coraggioso che le grandi case editrici, proprio perché questo romanzo esulava dal genere che va per la maggiore, non hanno pubblicato. Ecco, far passare questo messaggio, arrivare alle orecchie di persone che magari leggono,
che però non hanno più quella curiosità verso certi, verso la scoperta di nuovi autori o di nuove storie, ecco, quella, su quello c'è molto da lavorare sicuramente. È la parte questo più è un bel difficile. Messaggio che ci piace, perché insomma che ci sia questa apertura un po' verso sì. anche la conoscenza un po' più ampia. Torniamo al nostro filo conduttore, questo Giallo Luna, Nera Notte, sappiamo essere comunque anche un'iniziativa partner, possiamo dire, insieme ad un'altra manifestazione ravennate, sì, in questo sì, caso sì. più nel dettaglio dedicata più all'horror, all'incubo, Nightmare. No, era così nella storia. Intanto vorrei fare un commento positivo alle cose che diceva Vania, perché il lavoro funziona proprio perché funziona in collaborazione. E noi da sempre abbiamo dedicato una giornata della settimana, di 10 giorni, del weekend, quel che l'è, agli autori che esordiscono. Per cui questo, loro hanno da sempre attenzione rispetto appunto agli autori nuovi, lo spiegava molto bene. Noi abbiamo cercato di valorizzare questi autori nuovi dedicando uno spazio agli editori o agli autori nuovi che si presentano sul mercato editoriale. Quest'anno avremo una giornata dedicata che chiameremo in maniera molto ironica Independence Day, perché non c'è nessun marziano che è sulla terra a distruggerla, ma insomma ci sono i nuovi editori e tra i nuovi editori invitati naturalmente c'è Clown Bianco, perché ha prodotto in poco tempo dei titoli molto interessanti. Sul filo di questa collaborazione c'è la collaborazione con Nightmare Film Fest. Siamo nati lo stesso anno, più o meno negli stessi giorni, il primo anno avevamo anche lo stesso grafico. Un grande autore di letteratura di genere, che è Valerio Evangelisti, ci sgrida da molti anni dicendo: dovete fare le cose insieme perché siete l'altra faccia della stessa medaglia. Nightmare si è svincolato. E cosa ne pensate di questo consiglio? E che è molto vero, perché Nightmare si è svincolato dall'horror che era caratterizzato i primi 10 anni e fa con grande attenzione anche agli inediti europei e internazionali una rassegna di cinema di genere. Tant'è vero che quest'anno ripropongono una bellissima copia restaurata di Metropolis e hanno altre chicche di questa qualità. Insieme riusciamo a fare come dire, il quadro completo di come si narra nel 2000, dal cinema alla televisione, alla letteratura e ai fumetti. Se mettiamo anche un po' di musica, ci manca il teatro, ma per ragioni che immaginate, che sono banalmente di budget. Riusciamo a dare un'immagine di come si raccontano le storie anche 2500 anni dopo Omero, ecco. Ed è, secondo me, non potevamo rimanere ognuno per conto proprio per tanti anni ancora. Naturalmente ognuno ha il proprio calendario, ognuno ha la propria scelta di autori, facciamo alcune cose insieme perché hanno la stessa sfaccettatura. L'anno scorso abbiamo dedicato una giornata di Landog con il film su Dylan Dog, gli autori dei testi e i disegnatori, quindi anche lì avevamo abbracciato il documentario anche sull'autore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. Cerchiamo di mettere insieme in apertura e in chiusura giornate comuni. Nel mezzo continuiamo con la nostra attività, ma siamo un pochino più forti, ecco. Uno più uno in questo caso non ha fatto due, ha fatto molto di più. Bello, quindi una bella collaborazione costruttiva, un po' come ci diceva Vania prima. Ci stiamo avvicinando velocemente al termine del nostro tempo a disposizione, entrerei allora proprio per i nostri telespettatori che saranno interessati appunto a vedere questa manifestazione, che saranno incuriositi, a dare qualche dettaglio dove, come, quando, insomma, raccontiamo o Neve o Vania, chi di voi può raccontarmi tutto. Vado col dove? Vado col dove. Allora, il dove sarà il centro congressi di Largo Firenze a Ravenna. Ha un vantaggio che è quello di poter riunire in un unico luogo sia le presentazioni, sia le proiezioni per quanto riguarda il Nightmare, sia la mostra di fumetto per quanto riguarda sempre Giallo Luna. Quindi offriamo un pacchetto completo sostanzialmente, chi viene può veramente spaziare tra film, libri e mostre, e crediamo trascorrere qualche ora piacevole. Neve, da aggiungere? Il periodo solo dal 28 di ottobre al 5 novembre, con questa extra della serata musicale che sarà invece in un locale pubblico ristorante, che è appunto i Passatelli del Mariani in via Pontemarino, dove naturalmente per la sezione che riguarda noi l'ingresso sarà gratuito, poi, perché non facciamo
chiediamo il biglietto. Ecco, un'altra cosa che non abbiamo mai detto, nessun evento di Giallo Luna Aeronautica è a pagamento. Anche il catalogo viene dato in omaggio al pubblico, quindi... Questo sicuramente fa piacere, anche perché magari chi non ha mai avuto modo di avvicinarsi a questa manifestazione può avere un motivo ulteriore per avvicinarsi. L'idea era quella, infatti. Abbiamo cominciato dicendo obiezione vostro onore, diciamo che a questo punto non abbiamo invece altre obiezioni perché abbiamo ora bene quadro chiaro di questa manifestazione, non ci resta allora che aspettare questa manifestazione e andarla a visitare e soprattutto augurare ai nostri lettori, consigliare ai nostri telespettatori di leggere sempre di più, perché la lettura fa bene e tiene giovane il nostro cervello, giusto? Perfetto, sì. E così siamo assolti, rimanendo in tema. Siamo assolti. Grazie a voi e grazie ai nostri intervenuti. A una prossima edizione, arrivederci.